Ciao a tutti e a tutte, nello spazio emergente di oggi parlerò di Educazione alla felicità di Maurizio Rossi. Educazione alla felicità vuole essere appunto un saggio, un manuale sulla felicità, dando dei consigli pratici, parlando ad esempio di introspezione interiore, di meditazione, parlando anche però del superamento dei vizi e del raggiungimento delle virtù. Allora, per quanto riguarda le parti più oggettive del libro, mi devo soffermare su diversi aspetti. Partiamo subito soffermandoci su come è stato scritto il titolo. Educazione alla felicità, non con l'accento sulla A, ma con l'apostrofo. Questo perché quando noi andiamo a scrivere in maiuscolo, le lettere accentate non vengono scritte in maiuscolo in automatico, ma bisogna utilizzare dei caratteri speciali, cosa che qui non è stata fatta né sul titolo né su nessun titolo dei capitoli all'interno del libro che presentano delle lettere accentate, ed è un errore grave, anche perché se io prendo in mano un libro del genere in libreria e vedo che felicità non riporta l'accento ma l'apostrofo, lo rimetto giù. All'interno del libro sono utilizzati solamente gli apostrofi dritti e non quelli tipografici, e molto spesso mancano proprio gli apostrofi quando ci vanno. Ci sono dei periodi esageratamente lunghi una pagina intera, cioè non una facciata, una pagina, e questo ovviamente rende molto difficoltosa la lettura perché ti fa perdere il filo iniziale del discorso, da cosa eravamo partiti. Poi viene utilizzata sempre la D eufonica e ci sono dei casi in cui usarla è un vero e proprio errore, altri casi in cui non è errore, però il suono risulta comunque peggiorato. Ci sono poi molti refusi, molte ripetizioni, il ne utilizzato come negazione che non presenta l'accento, capoversi molto lunghi che invece richiederebbero un'andata a capo. Poi Educazione alla felicità è un libro ricco di citazioni, di frasi scritte o pronunciate da altre persone, da altri autori, ma non c'è nessuna bibliografia al termine del libro. Poi, come ho detto all'inizio, Educazione alla felicità è sostanzialmente un saggio. Solitamente quando si scrive un saggio si riporta la propria idea, la propria opinione, la propria tesi corredata da dei dati scientifici. Ovviamente non è una tesi di laurea, non è una ricerca scientifica, quindi non occorre chissà cosa, però dovrebbero esserci dei dati, un qualcosa a sostegno della propria teoria. Qui manca tutto questo. Poi veniamo alla parte più soggettiva. Educazione alla felicità non mi ha trasmesso emozioni positive, perché è giusto ovviamente esprimere la propria opinione sempre, ovviamente però nel rispetto delle opinioni altrui e delle persone che sono diverse da noi, che hanno un'opinione diversa da noi. E il problema di Educazione alla felicità è che secondo me le opinioni che ci sono qui dentro, i consigli che ci sono qui dentro, non sono dei consigli, vengono spiattellati come se fossero delle verità assolute. Per esempio, l'autore afferma spesso, in molti capitoli, che per essere felici bisogna essere vegetariani. Per esempio, tra i consigli pratici per come essere felici, troviamo mangiare nutrendovi dei frutti della terra senza uccidere altri esseri senzienti. Quindi deduco che chi mangia carne non può essere felice. Sullo sviluppo delle qualità morali possiamo leggere massacrare miliardi di animali per soddisfare i piaceri personali di gola. Allora, l'uomo è onnivoro per natura. La conformazione della mandibola, della dentatura, è fatta per mangiare sia elementi naturali, elementi della terra, sia per mangiare elementi animali. Per come la vedo io, onnivora, mangiare carne non è un piacere di gola, ma è semplice alimentazione. Alla fine del libro, addirittura sul capitolo riguardante il cibo, possiamo leggere: si deve sempre godere del buon cibo e tutto può essere concesso tranne due cose, mangiare carne e ingrassare. Domanda: se nessuno mangiasse carne, non ci sarebbe un rischio di sovrappopolamento? Non è concesso ingrassare. Quindi una persona anoressica non deve ingrassare.
Però una persona anoressica, se non mette su qualche chilo, rischia la morte. E perché parliamo del non ingrassare, ma non viene detto niente sul non dimagrire? Per quanto mi riguarda, bisogna stare attenti, molto attenti a quello che si scrive e a come lo si scrive. Tanto più che non ingrassare, parliamo di non ingrassare quando oggi, ogni giorno, noi donne facciamo battaglie perché ci sono dei canoni di bellezza inverosimili, irraggiungibili. Ci sono poi anche delle incoerenze all'interno del libro, ad esempio, sempre tra i consigli pratici all'inizio, smettere di giocare con i passatempi per essere felice, smettere di giocare con i passatempi e nella pagina dopo dedicarsi ad un hobby. Allora, a parte che io non sono d'accordo con questa visione, ma è una questione soggettiva, per quanto mi riguarda, per essere felice bisogna trovare il tempo per dedicarsi alle proprie passioni, ai propri hobby, ai propri passatempi. E c'è da considerare che oggettivamente hobby e passatempi sono sinonimi, quindi le due frasi cozzano. Non mi sono poi trovata per niente d'accordo sui discorsi inerenti alla morte, per esempio, se si è subita la perdita di una persona cara, capire che la morte non esiste, o ancora pensare a quanto sarà dolce il momento della morte, o ancora non mi sono ritrovata per niente d'accordo per quanto riguarda l'uso di sostanze psicotrope e psicoattive. Allora, io ci tengo a precisare che è giusto esprimere la propria opinione, però quello su cui voglio focalizzarmi è che bisogna stare attenti a come la si esprime. Io non ho, per esempio, tornando al discorso carne, non ho nulla in contrario contro i vegetariani, ho amici e parenti vegetariani e io non ho mai cercato di portarli sulla vecchia strada, così come loro non hanno mai cercato di obbligarmi o convincermi ad essere vegetariana, a mangiare solo frutta e verdura. Perché? Perché ci rispettiamo. Io non ho mai detto loro se tornassi a mangiare carne saresti di nuovo felice, così come loro non mi hanno mai detto se smettessi di mangiare carne saresti felice. La felicità è soggettiva, quindi io mangio carne, sono felice? Sì, potrei esserlo di più? Ovviamente sì, potrei esserlo di meno? Certo, tu vegetariano X sei felice? Ma facciamo, diciamo di sì, non ti conosco, diciamo che sì, sei felice, potresti esserlo di più, ma ovviamente sì, potresti esserlo di meno, certo che sì. La felicità non solo è soggettiva, ma per essere felice, influiscono, cioè sulla felicità influiscono diversi fattori, non solo del cibo, della carne o della verdura. Al di là di questo, cerco di arrivare alla conclusione. Dal punto di vista più oggettivo, questo libro ha bisogno di un copy editor, di un correttore di bozze che faccia un bel lavoro. E dal punto di vista soggettivo, credo che l'autore debba migliorare nella sua esposizione. Bene, ragazzi, questa era la mia, non so se sia stata breve, recensione di Educazione alla felicità di Maurizio Rossi. Il libro non c'è su Amazon, quindi niente link qui sotto, però vi lascio tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram per essere sempre aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E se volete che parliamo qui sotto del libro, dei vostri pensieri a riguardo, sapete che insomma siete liberi di lasciare tutti i commenti che volete. E direi che noi ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao!